Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura l'Abruzzo che torna zona gialla dopo settimane di attesa dovute anche ai numeri, soprattutto ad inizio di marzo e poi alle decisioni del governo che in questo mese di aprile non hanno consentito il ritorno in zona gialla di nessuna regione italiana. Tingersi di giallo un po' tutta l'Italia, in arancione solo 5 regioni, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta, la Sardegna unica regione rossa, tutte le altre ovviamente in zona gialla. Per quanto riguarda i dati che riguardano l'emergenza nella nostra regione, in discesa i contagi e i ricoveri alla vigilia appunto del ritorno in zona gialla a partire da lunedì. Sono 158 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo, emersi dall'analisi di 4.598 tamponi molecolari e 2.310 antigenici, il risultato positivo il 2-3% dei campioni. Sul fronte ricoveri, 459 i pazienti, meno 7 ricoverati in area medica, mentre 45, meno 1 con un nuovo ricovero, sono in terapia intensiva. 8.732, meno 176 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. In calo anche gli attualmente positivi, sono 9.236, meno 184, mentre si registra un netto incremento delle guarigioni, più 337 per un totale di 58.607. In decremento rispetto a qualche settimana fa anche il numero dei decessi giornalieri, che però purtroppo continuano, sono 5 nelle ultime ore, che fanno salire il bilancio delle vittime da inizio emergenza 2.360. L'aumento più consistente dei contagi si registra nella provincia dell'Aquila, seguita da quelle di Chieti e Teramo, quasi azzerati i casi nel Pescarese. Tra poco sentiremo anche l'intervista del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a margine della riunione dell'unità di crisi regionale. Questo pomeriggio i dati della provincia di Pescara e di Pescara sono praticamente da zona bianca, per tutte le altre province resta invece la guardia alta, nonostante ci sia un netto miglioramento dei dati. Alcuni comuni abruzzesi, 11, restano zona rossa nonostante il ritorno in zona gialla della nostra regione. Andiamo ad ascoltare adesso il presidente Marsilio. Restano 11 comuni in zona rossa, erano molti di più anche la scorsa settimana, anche questo è un segnale che abbiamo registrato poi nell'analisi puntuale del territorio, del miglioramento complessivo. Abbiamo, dopo un paio di settimane in cui l'R Conti saliva, è tornato a scendere, siamo a 0,84 pressoché nella media nazionale. Abbiamo una provincia, quella di Pescara, che questa settimana avrebbe addirittura registrato parametri da zona bianca, perché è sotto i 50 casi per 100.000 abitanti su base settimanale. L'intero Abruzzo è sceso sotto 100 come su questo dato, e quindi è appunto un dato importante. Ci sono però appunto situazioni che da tenere sotto controllo, anche perché già la riapertura delle scuole sta provocando i primi focolai e le prime risalite di alcune situazioni, e da lunedì con la riapertura di tante attività, compresa la ristorazione all'aperto, è evidente che ci sarà una maggiore diffusione, quindi dobbiamo tenere sempre alta la guardia e continuare ad applicare le misure con molta di contenimento e di protezione, con molta serietà. Gli 11 comuni che restano, diciamo, che vanno o restano in zona rossa sono nella provincia di Teramo 4 comuni che erano già rossi, alcuni di recente costituzione in zona rossa, e che conservano purtroppo per loro ancora un'incidenza superiore a 250, e sono Torricella Sicura, Castellalto, Martinsicuro e Giulianova, mentre in provincia dell'Aquila sono i comuni di San Pio, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Bariciano, Santa Maria e Morino, che erano già in zona rossa e che conservano ancora un'incidenza troppo elevata, a cui si aggiungono Capitignano e Auricola. Per le altre due province non ci sono comuni in zona rossa. Questa settimana è la settimana in cui il generale Figliolo ha annunciato una distribuzione importante di dosi, e quindi ci ha chiesto di arrivare entro il 29 con l'obiettivo nazionale di 500.000 dosi complessive. Noi dovremmo farne più di 11.000. Le ASL si stanno organizzando, alcune che hanno avuto
come in particolare Pescara e L'Aquila, che hanno avuto una notevole percentuale di rinunce da parte di chi non ha voluto farsi somministrare il vaccino che gli era stato proposto, faranno giornate a cominciare da domenica aperte per gli ultra sessantenni, anche a prescindere dalle prenotazioni, per poter incrementare e magari vaccinare il prima possibile le persone che muoiono dalla voglia di farlo, e sono tante. Andiamo avanti adesso perché questa mattina a Chieti c'è stata l'inaugurazione di altri 7 posti di terapia intensiva all'ospedale di Colle dell'Ara. Si completa così il nuovo reparto di rianimazione. Andiamo a vedere il servizio. Con gli ultimi 7 posti letto, che la portano a 18 complessivi, si completa la nuova rianimazione Covid del Policlinico di Chieti all'11° livello della Palazzina M del nosocomio. Finanziati dalla Regione con 1,6 milioni di euro nell'ambito degli interventi per il potenziamento della rete Covid, i lavori hanno permesso di realizzare un reparto, da oggi pienamente operativo, che si estende su una superficie di oltre 1000 metri quadri, dotato di 2 centrali di monitoraggio che permettono il controllo a distanza dei pazienti sorvegliati attraverso una telecamera ad alta definizione collocata sopra tutti i letti in un ampio open space. Un setting speciale poi è riservato ai malati infetti o che hanno necessità di essere isolati attraverso delle stanze a pressione positivo o negativa a seconda delle necessità dettate dalla patologia. Finalmente questo ospedale potrà dare la possibilità come rianimazione a tutti i pazienti che ne avranno bisogno, in questo momento a quelli Covid, ma anche nel futuro poter differenziare i pazienti Covid da quelli non Covid. Le riaperture che ci saranno da lunedì possono preoccupare, assessore? Se c'è la consapevolezza in ognuno di noi di continuare a mantenere quelle regole, a rispettare quelle regole che bisogna portare avanti, sono convinta che non torneremo in quella realtà precedente, ma il mio è un augurio di poter uscire attraverso i vaccini da questo tunnel che ci ha coinvolto da diverso tempo. Il direttore generale della ASL 1 Avezzano sul Mona L'Aquila ha fatto il punto della situazione sulla gestione della pandemia dell'azienda e sulla campagna vaccinale sul suo territorio di competenza. Sentiamo il servizio e l'intervista. Sì, quello dell'esperienza della pandemia Covid è stata praticamente uno stress test per tutta l'azienda, alla quale anche a livello nazionale non eravamo chiaramente tutti quanti preparati, anche perché ci trovavamo di fronte a un nemico sconosciuto. I punti di forza, intanto la resilienza e la capacità di risposta del personale. Ci siamo trovati a dover rimodulare anche le risorse umane presenti, anche attraverso un, diciamo così, trasferimento temporaneo di personale tra presidi, e quindi è stato un po' messo in essere quello che è la gestione dipartimentale delle risorse umane. Ma soprattutto anche un elemento importante, punto di forza, è stato quello di mettere in azione tutta la rete ospedaliera. Quindi la rete ospedaliera a vario modo ha risposto, anche attraverso la rivalutazione di alcuni presidi, vedi, mi viene in mente Tagliacozzo, che chiaramente ha svolto e sta svolgendo un ruolo importante come funzione di decongestionamento di altri presidi che danno risposte un po' più grandi. A livello di vaccinazioni, per quanto riguarda lo specchio territoriale della provincia dell'Aquila, come siamo messi? Alla data del 20 aprile sono state effettuate 83.764 somministrazioni, di cui circa 57.500 con una dose e 27.000 con 2 dosi. Tra gli over 80 sono stati sottoposti a vaccinazione circa 15.000 persone su 19, ci sono sempre delle richieste che stanno in continuo aggiornamento. Per quanto riguarda i fragili abbiamo circa 14.500 persone su 30.000 richieste, anche queste in continuo aggiornamento. Per quanto riguarda la ripartizione dei vari tipi di vaccino tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca, sono equamente ripartiti. Noi abbiamo
praticamente un'organizzazione con dei punti vaccinali fissi che sono 8, poi ci sono una serie di punti mobili, attualmente sono 16 in stretta collaborazione con i sindaci, e poi c'è tutto il grosso impulso, la grossa mano che danno i medici di medicina generale, che chiaramente svolgono una funzione importante per tutte quello che sono le vaccinazioni domiciliari e le vaccinazioni presso i vari hub e spoke dell'azienda. Adesso voltiamo pagina, lasciamo il Covid per la cronaca giudiziaria. Avrebbe confessato l'ex presidente della cooperativa La Rondine, Domenico Mattucci, nell'interrogatorio che c'è stato 2 giorni fa, ieri sera. Poi è stata accolta l'istanza di scarcerazione che gli ha consentito di accedere ai domiciliari. Durante l'interrogatorio dell'inchiesta che riguarda un maxi appalto dell'ASL di Pescara da 11 milioni di euro per i servizi psichiatrici extra ospedalieri, Mattucci avrebbe rivelato ai PM che parte dei soldi erano destinati alla politica, tirando in ballo anche il direttore della ASL di Pescara, Ciamponi. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Dopo 2 settimane di carcere a Lanciano, Domenico Mattucci confessa e va ai domiciliari. L'istanza di scarcerazione presentata dal legale Milia è stata accolta ieri sera dalla GIP Colantonio. Mattucci, ex presidente della cooperativa La Rondine di Lanciano, era l'unico ancora in carcere tra gli indagati nella maxi inchiesta sui servizi extra ospedalieri della ASL di Pescara. Secondo quanto già riferito dalla coordinatrice della cooperativa, Luigia Dolce, Mattucci avrebbe consegnato 50.000 euro al dirigente del Dipartimento di Salute Mentale ed ex candidato con Fratelli d'Italia, Sabatino Trotta, il quale si è ucciso in carcere a Vasto il giorno stesso del suo arresto. L'indagine verte sulla gara d'appalto da 11 milioni di euro per la gestione di residenze per disabili psichiatrici. L'altro ieri Mattucci è stato interrogato per circa 3 ore dai PM Benigni e Sciarretta, ai quali avrebbe confidato scottanti rivelazioni. Altri soldi infatti sarebbero stati consegnati dall'ex presidente della cooperativa al direttore del dipartimento, soldi che sarebbero dovuti giungere espressamente al direttore generale della ASL, Vincenzo Ciamponi. Resta da capire se questa versione dei fatti possa essere confermata dal Trojan che gli investigatori avevano posto nello smartphone di Trotta. Intanto è prontamente giunta la smentita di Ciamponi. Smentisco categoricamente, nella maniera più assoluta, ha dichiarato il direttore generale, di aver mai ricevuto denaro né qualsiasi promessa in tal senso da Trotta. L'aggiudicazione dell'appalto, ha poi concluso Ciamponi, è avvenuta nella più totale sconoscenza dei fatti di corruttela che risultano emergere dalle indagini in corso. La confessione fa tremare anche la politica, in Abruzzo quanto a Roma. Mattucci infatti avrebbe ammesso che parte dei soldi erano destinati agli appalti, altri sarebbero dovuti essere portati da Trotta nei palazzi romani. Sotto la lente d'ingrandimento anche Terenzio Rucci, a cui è probabile che le orecchie siano fischiate spesso durante l'interrogatorio dell'ex presidente della cooperativa. Quel che in queste ore si cerca di capire in procura è se Rucci, braccio destro di Marsilio che aveva accompagnato il governatore nel giorno del suo colloquio coi PM, possa essere il tramite per affari illeciti tra la politica locale e i vertici nazionali del partito. Ulteriori elementi sono ora attesi dalla perizia informatica su smartphone, PC e tablet di Trotta, per la quale il perito ha 60 giorni di tempo a partire da oggi. Altra notizia di cronaca, un maxi sequestro della Guardia di Finanza di Pescara, oltre 1 chilo di marijuana e 21 grammi di hashish, arrestato per spaccio un 29enne pescarese. A mettere sulla pista giusta le fiamme gialle, un controllo ad una autovettura, una Matiz, guidata proprio dall'uomo arrestato, al cui interno è stato trovato uno spinello sotto il sedile del conducente. Poi le perquisizioni in casa e il ritrovamento della droga nella perquisizione domiciliare. Nel soggiorno c'era una busta contenente la marijuana all'interno di un mobile, e poi dell'hashish è stata trovata anche una vera e propria serra e materiale per il confezionamento e dunque per lo spaccio. Proseguiamo adesso il nostro telegiornale. Per contrastare la violenza di genere a Pescara è stato aperto un centro d'ascolto che però, piuttosto che alle vittime, si rivolge ai carnefici, i maltrattanti. Vediamo di più nel servizio.
Un centro di ascolto per i maltrattanti. Si tratta del progetto Itinere, la cui sede è stata inaugurata questa mattina in via Polacchi a Pescara, alla presenza anche del questore, del prefetto e del sindaco Masci. La violenza degli uomini sulle donne, soprattutto tra le mura domestiche, è aumentata esponenzialmente durante la pandemia. Questo particolare progetto non si rivolge tanto alle vittime, quanto piuttosto al recupero del carnefice. Si tratta di un centro che accoglierà uomini che hanno fatto violenza o temono di fare violenza e li accoglieremo in maniera rispettosa, senza nessun giudizio critico rispetto a loro come persone, ma criticheremo semplicemente gli atti, metteremo in crisi la modalità di comportamento, ma rispetteremo pienamente la persona, quindi gli uomini possono fidarsi di noi e venire tranquillamente. E abbiamo visto che almeno la metà degli uomini che arrivano non vogliono cambiare, anzi ne hanno bisogno, ne sentono il bisogno. Purtroppo ci sono pochi luoghi per gli uomini per sviluppare il cambiamento, luoghi dove gli uomini possono essere veramente se stessi e raccontarsi, e quindi questo è uno di questi luoghi e gli uomini nelle nostre esperienze lo apprezzano molto. Purtroppo non c'è una cultura del contrasto alla violenza e molte volte basta poche indicazioni e gli uomini capiscono, cambiano molto con poche indicazioni. Quindi sì, è una cultura da cambiare, finalmente si sta capendo che sono gli uomini che devono cambiare e non si carica più la responsabilità solo sulla vittima che deve allontanarsi, deve mettere in salvo i figli. Il centro avrà una sua linea telefonica d'emergenza, organizzerà colloqui individuali e di gruppo con lo scopo di promuovere una cultura egalitaria sensibilizzando sul tema della violenza di genere, contro la quale la repressione del sistema giudiziario e poliziesco non può essere sufficiente. Se ne parla sempre di questo fenomeno l'8 di marzo e il 25 di novembre, che ricordiamo è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e poi si tace. Noi su questo invece ribadiamo che è un qualcosa che il contrasto alla violenza si fa 365 giorni all'anno, anche con questi progetti, progetto innovativo, il primo in Abruzzo, fra i primissimi in Italia, dove noi spostiamo un po' l'attenzione. Non solo, tutti i progetti fino adesso, tutte le attività sono finalizzate alla protezione della donna vittima di violenza e alla prevenzione del fenomeno. Qui invece poniamo l'attenzione sull'uomo. Adesso ci spostiamo a San Salvo. Nessun aumento delle aliquote nel comune, lo ha annunciato l'assessore Marcello, secondo cui l'ente si sta anche preparando a gestire al meglio le prossime riaperture. Lo ascoltiamo. Il Consiglio Comunale di ieri in videoconferenza ha stabilito delle novità importanti per i cittadini, in particolare per chi deve avvicinarsi al pagamento delle tasse. Sì, abbiamo lavorato affinché non ci fosse aumento di nessun tipo di tassazione, quindi abbiamo riconfermato tutte quelle che sono le aliquote IMU per quanto riguarda tutti gli immobili e abbiamo lavorato sulla tassazione unica che va a sostituire quello che era prima l'occupazione del suolo pubblico e per l'imposta pubblicitaria. E anche su questo abbiamo fatto un ragionamento affinché non si aumentasse niente, abbiamo lavorato inoltre per una serie di sgravi per tutte quelle attività che in questi mesi sono state chiuse affinché potessero recuperare un qualcosina o meglio perlomeno non spendere quei soldi che erano le tasse e le imposte comunali. Tutto quello che potevamo fare come comune ci siamo adoperati a farlo. Una fiscalità che sta attenta in particolare alle attività, stava dicendo lei, che sono state chiuse e hanno sopportato purtroppo la pandemia. Indubbiamente sì, abbiamo fatto del nostro meglio per stare vicino a questi operatori affinché questo non gravasse notevolmente sulle tasche di queste persone, e quindi ci siamo adoperati per le riduzioni, per quelle che erano di nostra competenza e per le varie occupazioni. Tutto questo lo porteremo avanti fino alla fine della pandemia e ci adopereremo laddove possiamo continuare a sgravare su qualche imposta di farlo. Siete pronti per le riaperture? Sì, stiamo lavorando per queste riaperture del 26, ci stiamo adoperando con gli uffici affinché tutto vada per il meglio senza creare ulteriori disagi alla città, alla cittadinanza e tutti gli operatori che sono coinvolti in queste dinamiche. Cambiamo ancora argomento perché la banda larga arriva anche nelle zone interne dell'Abruzzo, saranno 52 i piccoli comuni che ne potranno beneficiare. Vediamo il servizio.
In soli 4 anni la fotografia dell'Abruzzo orientato al digitale cambia radicalmente. La fibra ottica e la connessione fino a 1000 mega raggiungono sempre più comuni, ma anche scuole, uffici e aziende. Navigare fino a 1 gigabit nel 2018 era un miraggio per la stragrande maggioranza della popolazione. Oggi fibra 1000 è già realtà anche per 52 piccoli comuni raggiunti dalla rete realizzata da Open Fiber nell'ambito del programma BUL. In pratica un sesto dei centri abruzzesi, ma la percentuale sale molto di più se rapportata ai comuni con dimensioni al di sotto dei 5.000 abitanti. Una grande opportunità per famiglie e aziende che nella fibra ottica trovano finalmente risposta alle esigenze quotidiane. La banda larga è un'esigenza primaria ormai, afferma il management di Interfibra, impresa locale che di internet veloce ovunque ha fatto una missione più che uno slogan. Ogni comune attivo è una conquista sociale oltre che tecnologica, afferma ancora Interfibra, che commercializza in Abruzzo servizi di connettività anche in fibra ottica. L'elenco dei comuni è robusto nell'arco di tutte le province, dalla montagna al mare, si va da Rivisondoli a Fossa Cesia. Piccoli scrigni come Cocullo, paese dei Serpari e di San Domenico, o l'avanguardia turistica di Santo Stefano di Sessanio, soli 117 residenti nel cuore del Parco del Gran Sasso. Fin qui i piccoli centri del nostro splendido Abruzzo, ma la rete veloce fino a 1 gigabit è la rivoluzione tecnica che nelle ultime settimane ha entusiasmato Pescara, oltre a diversi altri grandi centri della regione. Negli ultimi mesi la tecnologia ha fatto passi da gigante, è un dovere comunicarlo a tutti, mentre abbiamo implementato specifici servizi di assistenza telefonica per aiutare gli utenti a orientarsi tra i tanti servizi e soluzioni tecniche disponibili, conclude il management di Interfibra. Chiudiamo questo servizio con le immagini di una splendida regione vista dal cielo, con le immagini realizzate a Pescara e con protagonista Alagos, meraviglioso esemplare di falco che vive in Abruzzo, che è simbolo della velocità come la fibra. Siamo arrivati adesso allo sport, partiamo dal calcio di Serie B, dunque parliamo del Pescara. C'è una prima negativizzazione nel gruppo squadra del Delfino. A questo punto la società continua a confidare nella possibilità di svolgere qualche seduta collettiva prima del recupero di martedì contro la Virtus Entella. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Appena ieri l'annuncio di un nuovo caso di positività nel gruppo squadra del Pescara. A controbilanciarlo nel pomeriggio odierno la notizia della prima negativizzazione. Nel giro di neanche 24 ore il bilancio degli attuali positivi torna ad 8, 7 calciatori più un componente dello staff. Il comunicato diramato dal Pescara recita: torna negativo dopo aver svolto il tampone di conferma questa mattina uno degli 8 ragazzi del gruppo squadra che nei giorni scorsi erano risultati positivi al test Covid-19. Sempre in mattinata, esami sierologici per staff e giocatori che continuano la preparazione in modalità individuale al Delfino Training Center, in attesa di eventuale permesso da parte della ASL di Pescara per svolgere allenamenti collettivi in vista della partita. Domani mattina previsti ulteriori tamponi e allenamento nel pomeriggio. Questa negativizzazione riapre dunque spiragli per poter chiedere alla ASL un allentamento anticipato delle misure. E sarebbe importante tornare a fare allenamenti collettivi perché i calciatori potrebbero riguadagnare quel po' di abitudine ai movimenti di reparto e alle distanze del campo che in parte si possono perdere dopo oltre 10 giorni di lavoro fatto solo individualmente. Per il Pescara si avvicina il momento della verità, 5 partite in 14 giorni, ma la necessità di fare 7 o 9 punti nelle prossime 3, che sono scontri diretti. Dopo il recupero con l'Entella, la trasferta di Cosenza, quindi di nuovo all'Adriatico con la Reggiana. Il piano del Pescara per arrivare ai play-out prevede di battere l'Entella, ultima della classe, e nelle successive 4 partite cercare di fare 2 punti in più dell'Ascoli e mettersi alle spalle Cosenza e Reggiana. Facile a dirsi, complicatissimo a farsi, specie con tutte le incognite che questo stop si porterà dietro. L'Entella è spacciata, ma Pescara arriverà recuperando uno dei suoi pilastri, il centrocampista pescarese Paolucci, e avrà in panchina il neo allenatore Volpe, chiamato al posto di Vivarini. Con lo spirito di giocarsela, con la serenità di chi non ha nulla da perdere ed ha lavorato a pieno regime in questi giorni. Una partita ben più difficile, insomma, di quanto possa far pensare la classifica.
Scendiamo in Serie C per parlare del Teramo che si è allenato nel pomeriggio in vista del match di dopodomani ad Avellino, condizioni che migliorano per Arrigoni mentre Vitturini sta meglio e si candida per una maglia dal primo minuto, improbabile il recupero di Lasic, partita importante per migliorare il piazzamento in ottica playoff. Noi ascoltiamo le impressioni di Kappa. Sì, è stata un'esperienza nuova, però sono molto felice anche di come ha fatto la squadra, che mi ha aiutato molto, quindi sono felice così. Sì, non è il mio ruolo, ma mi adatto alle esigenze. Quindi per me è un pregio, perché almeno l'importante è comunque è giocare per la squadra e per se stessi anche. La fiducia del mister e della squadra mi aiuta molto, rispetto anche all'anno scorso che c'era un po' meno fiducia da parte del mister, quindi sono molto contento e sono molto soddisfatto, al di là degli infortuni. Noi ce la metteremo tutta, perché siamo una squadra molto forte, anche con alcune con le assenze, quindi ce la metteremo tutta per portare a casa 3 punti sia domenica che domenica in casa con la Viterbese, e cercheremo di raggiungere il 7° posto per giocare in casa, diciamo, la prima partita anche. Al di là che non cambia molto se giochiamo fuori casa o in casa, daremo sempre il 100%. Beh, sì, mi aspetto ancora di giocare il terzino domenica. E comunque, sì, siamo sbloccati sul fatto della libertà mentale, perché era un periodo molto, diciamo, molto cupo, anche all'esterno, che è un fattore molto psicologico. Però adesso, cioè, siamo sempre stati sbloccati fondamentalmente, però alcune volte ci troviamo in difficoltà e non riusciamo ad uscirne, però tutti insieme ce la facciamo sempre. Adesso andiamo in casa degli avversari del Teramo. Dopo aver pensato al 4-3-1-2, il tecnico dell'Avellino Braglia potrebbe ripensarci e riproporre il 3-5-2 anche per gli Ippini. Sarà una gara da non fallire, il Catanzaro infatti minaccia il 2° posto e il tecnico sprona i suoi a giocare una grande partita contro il diavolo. Vediamo il servizio. Dipende sempre da noi, ma era una cosa, io non penso che sia giusto se una squadra non riesce a mettere insieme dei punti che debba arrivare seconda, parliamoci chiaro, perciò dipende sempre da noi. Se noi facciamo quello che sappiamo fare, probabilmente ci arriviamo noi secondi. Se poi per vari motivi non riusciamo a capire l'importanza di questo momento, faremo altre cose. Io lo ripeto per l'ennesima volta, noi dobbiamo fare una bella partita, dobbiamo fare una partita tosta, quelle che sono le nostre qualità, le nostre capacità. Ci abbiamo giocato sopra un anno su certe qualità nostre, non è che possano venire meno tutto in un attimo. Abbiamo fatto un pessimo primo tempo a Vibo, abbiamo perso secondo me anche meritatamente per quello che abbiamo espresso nel primo tempo. Bisogna dare le risposte sul campo, è inutile che abbiamo parlato molto, abbiamo fatto molto, però adesso la risposta la deve dare il campo. Se noi siamo la squadra che penso io, dobbiamo fare una grande partita, poi il resto sono chiacchiere. Eh sì, c'è la paura anche di non rimettersi a posto velocemente, però io con questi ragazzi ne abbiamo anche parlato, ne abbiamo parlato anche in settimana. Forse involontariamente qualcuno ha staccato anche un po' la spina. Se loro ritengano che fosse già fatta, è chiaro che poi fa fatica a rimetterla in piedi, no? Quando parti come a Vibo, non puoi dopo rimettere in piedi una partita, perché poi ti inizia a girare tutto male e la partita la perdi. Adesso passiamo al calcio a 5. L'Acque Sapone Unigros ha battuto 2-1 il Came Dosson e approda così alla semifinale di Coppa Italia, dove domani sera sfiderà la Feldi Eboli. Nell'altra semifinale Pesaro, che ha eliminato la Colormax Pescara, se la vedrà con il Lido Ostia. Il servizio.
Con un gol della bestia Luca Jan negli ultimi minuti, l'Acque Sapone strappa il pass per la semifinale di Coppa Italia e domani sera se la vedrà con la Fel di Eboli. Battuto 2-1 un Came Dawson che si è confermato un ostacolo duro come era nelle previsioni. Era il quarto di finale più equilibrato e all'RDS Stadium di Rimini va in scena una partita molto tattica, tanto era il rispetto tra le squadre di Fausto Scarpitti e Silvio Rocha. Non sono tante le palle gol create, tanto che Ricordi e l'ex Pescara Calcio a 5 Pietrangelo sono insidiati solo da alcuni tiri della distanza. Il Dawson gioca la carta del portiere di movimento per tenere palla, avendo raggiunto i 5 falli a circa 5 minuti dalla fine del primo tempo, ma una leggerezza dei veneti agevola il vantaggio della Acque Sapone. Un tiro di Calderoli viene respinto sulla linea e mentre il Dawson effettua inopinatamente il cambio del portiere, Murilo calcia ancora verso la porta e trova la correzione decisiva di Coco Wellington. All'intervallo Acque Sapone avanti di misura. Ripresa sulla falsa riga del primo tempo, l'Acque Sapone controlla, il Dawson si rende pericoloso su palle inattive, Giapaviera coglie un palo a 8 minuti dalla fine, a seguito di un calcio d'angolo Rafinha sbaglia un controllo e Azzoni fulmina Ricordi, 1-1, e Acque Sapone che per alcuni minuti vacilla ma trova a 100 secondi della fine la giocata vincente, assist di Coco Wellington per Luca Jan che buca Pietrangelo. L'Acque Sapone resiste poi contro il portiere di movimento e vola in semifinale contro Eboli domani alle 20.45. Prima alle 16 l'altra favorita, Pesaro, che ha eliminato la Color Max Pescara, se la vedrà col Lido. Stasera alle 20 per la Coppa Italia Femminile toccherà il Monte Silvano che se la vedrà col Bisceglie. Chiudiamo con il quadro del fine settimana, delle gare del fine settimana, sia per il calcio a 5 appunto che per la pallavolo. Partiamo e restiamo al futsal in A2. Domani la Tombesi riceverà il Cobà Porto San Giorgio con la speranza di agganciare il terzo posto in chiave playoff. In B, la Dem, ormai nell'area playoff, sarà ospite del San Michele. In A2 femminile la capolista Francavilla nell'ultimo turno andrà a Firenze a caccia della vittoria promozione nella massima serie. Ha chiuso all'ottavo posto il Florida Pescara, mentre la gara tra Sasso Leone e Orione Avezzano è stata rinviata. Adesso invece passiamo alla pallavolo. Domenica alle 18 in programma gara 1 dei quarti di finale di A3 tra Motta di Livenza e Abba Pineto. Il sestetto di Rosichini cercherà l'impresa per affrontare domenica 2 maggio i veneti al Pala Santa Maria in gara 2, evitando con un successo l'eventuale bella in terra trevigiana. In B, in attesa di iniziare a metà maggio la seconda fase, sarà impegnata nell'ennesimo recupero solo la Connetti.it Chieti a Nocciano contro il Cisterna. Le neroverdi dovranno vincere con 3 punti in tasca per sperare nel passaggio di turno. Termina qui questa edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand trovate i nostri servizi sia sulla piattaforma YouTube che sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona serata.